Bueno, ho l'onore di coordinare i lavori di questo seminario. I materiali che saranno disponibili, saranno prodotti, poi li troverete comunque sul sito di FLC Lombardia. Pertanto questa è la ragione per la quale non abbiamo distribuito in anticipo materiali di documentazione. L'antefatto. Allora, l'antefatto lo riassumo in tre flash velocissimi, anche perché è giusto che si dia spazio alle relazioni. La legge numero 3 del 2001 venne confermata con un referendum cosiddetto confermativo nell'ottobre 2001. Votarono a favore il 64% dei votanti, perciò una maggioranza significativa per certi aspetti, anche se poi sapete che non è il 64% degli aventi diritto, insomma, però adesso non facciamo disquisizioni di questo tipo. Uno dei principi cardine della legge, come certamente sapete, è il principio di sussidiarietà. Perciò la risposta ai bisogni della popolazione deve essere fornita dagli enti, dai soggetti che stanno più vicino, più in prossimità, diciamo anche fisica per certi aspetti, oltre che diciamo amministrativa, eccetera, a chi presenta delle istanze rispetto ai servizi e quant'altro. Sembrava tutto fermo. Si risveglia l'attenzione su un aspetto di questa legge, che è l'aspetto contenuto nell'articolo 116, che prevede titolo quinto, che prevede che le regioni possano chiedere forme di autonomia, forme particolari di autonomia. Il testo mi sfugge nel dettaglio, questo comunque è il concetto chiave. Ci fu un referendum, che fu un referendum consultivo organizzato da due regioni, tra le regioni che hanno risvegliato l'interesse su questa idea di autonomia differenziata, Lombardia e Veneto. L'esito del referendum lo conoscete, ci fu una maggioranza ampissima, sempre di chi andò a votare, chiaramente anche qui era un referendum comunque consultivo, non aveva valore di altro tipo. A seguito di questo il governo presieduto Gentiloni, ecco, il governo presieduto da Gentiloni diede un po' un'accelerata a questo, insomma, cioè all'idea che bisognasse andare a dare una risposta a questa domanda di autonomia. La domanda che noi oggi ci poniamo, che è la domanda che fa anche da sfondo o da guida al seminario di oggi, è vera autonomia o è una forma larvata di secessione? Ecco, nella locandina passa, la locandina vuol, diciamo, lanciare questo messaggio o questo rischio. Ecco, siamo qui per parlare di questo, insomma, per cercare di capire bene cosa sta avvenendo o cosa avverrebbe dal momento, cosa avverrà a questo punto dal momento che questa autonomia differenziata sarà approvata. Alla mia sinistra, estrema sinistra, ma è solo una questione topografica, Sertori Tobia,
che introdurrà i lavori. Seguiranno poi in ordine gli interventi di Elena Lattuada, del professor segretaria generale della CGIL Lombardia, del professor Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari. A breve ci raggiungerà anche Anna Maria Poggi, che è arrivata adesso a Milano e comunque ci raggiunge, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, e chiuderà i lavori della giornata Francesco Sinopoli, segretario generale nazionale della FLC-CGL. Tobia. Bene.